Era come se avessi occupato il suo territorio e se l'è ripreso. Abbiamo dovuto cercare un compromesso. Ho dovuto accettare le sue condizioni. Ha preteso i suoi spazi. Creepy ha fatto così. Tace ma pretende. Ma la gente non capisce. Nessuno comprende Creepy. Nessuno conosce Creepy. Nessuno ne sente la voce. Questa è la voce che usa Creepy. Il mondo ha paura della vera voce di Creepy. Tutti ne abbiamo paura. Creepy mi usa per sussurrare al mondo la sua sofferenza. Per mettere a nudo le sue viscere. Creepy è stato relegato nella mia ombra. Ora vuole uscire. Lentamente. Ma rivuole i suoi spazi. Non è malvagio, Creepy. È solo timido. Sociopatico. A volte cinico. Ma non malvagio. Quello no. No. Creepy non è malvagio. Non pensate che Creepy sia malvagio. Non crediate che voglia il male. È solo l'opposto. È solo l'ombra. Che parla raramente. Con la voce di Giovanni. Creepy ha un altro. Creepy è indifferente ciò che plasma Giovanni. Creepy è indifferente al divino. Quasi lo odia. Creepy ha odiato Giovanni. L'ho odiato per molto. Ma ora no. Ora Creepy può parlare. Non ancora con la sua voce. Devo usare questa. Ma almeno può parlare. Comunicarsi. Ora Creepy può vivere.